Ancora eventi alla Multicenter School. Lo scorso weekend si è svolta la fiera del disco e della musica. Il vinile non è mai scomparso. Noi siamo qua appunto per questa fiera del disco e della musica, in questa location bellissima che ormai tutti conoscete, che è la Multicenter School, un po' diventata la scuola degli eventi, e con un palco che questa mattina abbiamo preparato veramente di un'eccellenza e di una bellezza. Bisogna venire qua per scoprirlo e per vederlo. Partecipare all'evento anche Renato Marengo, conduttore radiofonico, produttore discografico e giornalista italiano, il quale ha ricordato il cantautore Lucio Battisti, descrivendolo come un grandissimo compositore, capace di coinvolgere con le sue meravigliose parole. Naturalmente ricordarlo oggi è stata una cosa emozionante, anche se all'inizio io ero un rocchettaro, lui dicevano che fosse addirittura di destra, gliel'ho anche domandato, dico: Lucio, ma è bello che sei fascio? Dice: che vuol dire? Assolutamente non gliene fregava niente della politica, però era, io come critico di rock lo conoscevo come ottimo cantautore, cantante, ma era sempre nell'arco della musica leggera. Scopro, e nel libro racconto come, anche un po' rocambolescamente, intervistandolo e parlandogli, che era un grandissimo compositore, e questo è quello che a lui ha fatto piacere che sia venuto fuori poi dall'intervista che è pubblicata su Ciao 2001, che ha venduto 500.000 di copie, normalmente ne vendeva 80.000, è rimasta poi nella storia, perché poi Battisti altre interviste non ne ha concesse nella vita.